Passiamo all'oggetto numero 3. Carenza di medici di medicina generale nei piccoli comuni e nelle zone marginali del territorio regionale. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Coletto. Prego, consigliere Mancini. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Ricordato che la carenza di medici di medicina generale e medici di famiglia determina notevoli disagi per i cittadini umbri, in particolare per quelli residenti nei piccoli comuni e nelle zone marginali del territorio regionale, considerato che i cittadini non possono essere privati di un servizio sanitario essenziale, tanto più in questo momento in cui la pandemia da Covid-19 non ha ancora terminato i suoi effetti, ricordato che la popolazione maggiormente colpita dalla carenza di tale presidio sanitario è quella anziana, che costituiscono la maggioranza della popolazione dei piccoli comuni e che è anche quella che ha maggiori difficoltà di spostamento e di utilizzo delle nuove tecnologie. Tutto ciò premesso e considerato, Assessore, interroga la Giunta regionale per sapere quali nuove misure intenda adottare per risolvere il problema della carenza di medici di famiglia generale nei piccoli comuni e nelle zone marginali del territorio regionale. Prego, Assessore Coletto. Grazie, Presidente. Occorre in premessa chiarire alcuni aspetti inerenti al conferimento degli incarichi di assistenza primaria ai medici di medicina generale, i quali devono comunque attenersi a norme e regole dettate da uno specifico accordo collettivo nazionale. La procedura per la rilevazione dell'ambito territoriale carente prevede, in un ambito territoriale appunto distretto, può essere iscritto solamente un medico ogni 1000 abitanti residente o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di 0,14 che evidentemente fa riferimento alla pediatria di libera scelta, risultante appunto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente. Le procedure di assegnazione di zona carente, articolo 5 dell'accordo collettivo nazionale di medici di medicina generale, prevede che entro la fine di marzo, termine non perentorio di ogni anno, viene pubblicato sul BUR l'elenco degli ambiti territoriali vacanti. Gli aspiranti agli incarichi, entro 20 giorni dalla pubblicazione, presentano domande di assegnazione di zona carente da loro individuate tra quelle disponibili. Possono concorrere agli incarichi definendo una priorità per il trasferimento dei medici già titolari di incarico da almeno 2 anni, i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso, i medici che abbiano acquisito diploma di formazione specifica in medicina generale successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria, il termine 31 gennaio, e i medici iscritti al corso di formazione di medicina generale. Nella regione dell'Umbria la media di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale è di 1100 pazienti. Si fa presente che ogni medico di medicina generale può acquisire fino a un massimo di 1575 scelte, sarebbero i famosi massimalisti. Va ricordato che l'azienda US pubblica anche le zone carenti che si rendono disponibili nel corso dell'anno, ad esempio se l'azienda sa prima della pubblicazione del BUR che un medico è in procinto di andare in pensione e vi sono dati numerici che confermano la necessità di rilevare la zona carente, questa verrà pubblicata ancorché il medico sia tuttora operativo. Inoltre, proprio perché i medici non possono tutti massimalisti, non possono essere tutti massimalisti, qualora un medico vada in pensione o cessi l'attività per altri motivi, prima di pubblicare la nuova zona carente non è necessario conferire incarichi provvisori, in quanto l'azienda US notificherà a quegli assistiti del medico pensionando la possibilità di scegliere altro medico non massimalista inserito nell'ambito distrettuale interessato. Allo stato attuale, la Regione Umbria non risulterebbero pervenute comunicazioni formali di carenza di medici di medicina generale, né disagi inerenti all'erogazione di assistenza sanitaria da parte della medicina generale. Ciò detto, la riorganizzazione e il servizio nelle zone, diciamo, non carenti, ma nelle zone più isolate, va concordato con i medici di medicina generale, al di là di quello che è l'accordo collettivo nazionale, e facendole rientrare evidentemente in quelle che sono chiamate la AFT, nella norma nazionale, piuttosto che case della salute,
dove appunto operano questi medici. È chiaro che in una regione come l'Umbria concentrare i medici di medicina generale tutti all'interno delle case della salute piuttosto che della FT risulta piuttosto difficile per quanto riguarda appunto, visto e considerato, la dispersione dei pazienti sul territorio. Quindi l'accordo va fatto a livello territoriale con gli MMG, deve essere un accordo che prevede sicuramente le case della salute nelle zone a forte antropizzazione, ma che prevede anche una messa in rete di medici di medicina generale con gli ambulatori che possono essere settimanali o in funzione di quelle che sono le necessità territoriali, anche nelle zone più, come dire, più disperse, più lontane da quelli che sono i centri abitati, in maniera tale da poter rendere un servizio alla pari rispetto alle zone a forte antropizzazione e seguire i pazienti nella maniera migliore. Questo evidentemente ed ovviamente soprattutto per quanto riguarda i pazienti anziani, i pazienti cronici e i pazienti fragili che troviamo polverizzati su tutto quanto il territorio dell'Umbria. Quindi va rinviato tutto a quella che sarà il futuro piano socio-sanitario, dove ci sarà un passaggio molto attento per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda la medicina territoriale, per quanto riguarda la gestione dei medici di medicina generale in funzione proprio di questi pazienti che sono polverizzati, mi viene in mente la Valnerina, su territori disagiati e con comunicazioni stradali piuttosto difficili. Grazie. Prego, consigliere Mancini, per la replica. Lei, assessore, ha chiuso nella parte finale del suo intervento citando la Valnerina, ma cosa che anche a me mi era stata rappresentata, esiste però anche dei casi in Valtiberina. E userei un proverbio piuttosto umbro. Quando si prende la moglie, si prende anche la suocera. Questo è rivolto a quel tipo di medici che in qualche maniera tendono a prendere pazienti siti in territori particolarmente agevoli, quando poi il territorio ha, come lei ha anche descritto, ha altre zone dove questo non è possibile. E quindi cosa intendo dire? È chiaro, si tratta di libera professione, di libera scelta, nessuno può in qualche maniera obbligare, però c'è un ragionamento che bisogna in qualche maniera far capire ai livelli più alti e penso che lei ne abbia l'autorità. La prevenzione è la migliore forma di risparmio sanitario. Nel momento in cui ho un'attenta cura domiciliare dei pazienti, specialmente quelli cronici, evidentemente ho minori ricoveri, ho minore spesa farmacologica, ho minore stress sul sistema sanitario, che abbiamo visto anche in periodo di pandemia cosa comporta l'accesso ospedaliero. Tra l'altro, assessore, non so se sia un problema solo di questa regione, ma vi risulta che ancora la facoltà di medicina ha il numero chiuso. Mi conferma in tutta Italia, dico bene? Ecco, questa è la dimostrazione che i grandi scienziati che ci hanno preceduto in queste scelte scellerate, oggi paghiamo questo, perché le do questa notizia. Io mercoledì sera ho partecipato a una call alle 21 con dei sindaci e anche un dirigente al distretto sanitario. Quella lista che lei richiamava, che si compila il 31 di marzo di ogni anno, è stato detto così, come se fosse una notiziola, e non sapevamo che andavano in pensione i medici. Ma scusate, ma voi che dovete monitorare, come si dice, l'anagrafica dei medici di famiglia, non si vede che qualcuno ha più di 70 anni, che forse dopo 41 anni di attività e 10 anni di studio prima di iniziare la professione possa anche essere stanco? Non si immagina che anche un medico di famiglia possa avere legittimamente il diritto di porsi a riposo? E in qualche maniera mi sono posto questa domanda: ma quale liste monitorate se poi non le monitorate? È stato anche fatto un ragionamento, assessore, così lei potrà controbattere puntualmente, concludo. È stato paventato da qualche dirigente sanitario il coinvolgimento nei sindaci dei piccoli comuni che già con uno stipendio irrisorio fanno miracoli per tenere in piedi le loro amministrazioni, in qualche maniera dovrebbero coordinare l'attività sanitaria. Beh, io gli do questa notizia, io ho detto: guardi, caro X,
Ci sono dirigenti in capo alla regione che prendono decine di migliaia di euro, li facciano loro le programmazioni, non i sindaci. Questo sia ben chiaro, penso che sia un tema molto importante questo, che chi si è in qualche maniera preso la responsabilità di coordinare l'attività sanitaria dei distretti ne sia completamente e responsabilmente messo a prova e in carico, giustamente, anche perché quello è il suo ruolo. Naturalmente, Assessore, nella conferenza Stato-Regioni forse a qualcuno verrà in mente che il numero chiuso per la facoltà di medicina sia una follia che è anche ora di, diciamo, superare, visto che il Covid-19 ha dimostrato che alla fine i medici e gli infermieri e non solo le strutture sanitarie, ma le professioni servono per curare la gente più di quanto abbiamo in precedenza immaginato. Grazie. Oggetto numero 4, lavori di ripristino della stabilità del versante sovrastante la sede stradale della SP471. Interroga il consigliere Mancini, risponde l'assessore Melasecche. Prego, consigliere. Qua stiamo parlando dell'atto 950, lavori di ripristino per la stabilità del versante sovrastante la sede stradale della strada provinciale 471, quindi siamo in Bannerina. Velocemente leggo il dispositivo, anche Assessore, do una notizia nel frattempo, come avrà sicuramente fatto, anch'io ho avuto notizie con i responsabili del procedimento, quindi rispetto al deposito dell'interrogazione sicuramente sono circolate informazioni anche in senso positivo. Comunque andiamo a leggere l'atto. Vista l'ordinanza della provincia di Perugia numero 117 9 giugno 2021, avente a oggetto regolamentazione temporanea al traffico lungo la strada provinciale 471, Santa Natura di Narco, chilometro 10 più metri 400 e chilometro 12 più metri 750 per lavori di ripristino stabilità versante dal 14 giugno 2021 al 12 luglio 2021 e dal 16 luglio 2021 al 27 dicembre 2021 e comunque fino al termine dei lavori, considerato che con la predetta ordinanza è stata disposta la regolamentazione del traffico lungo l'SP471 in Sant'Antonio di Narco, chilometro 10, come detto sopra, per lavori di ripristino della stabilità nel versante sovrastante la sede stradale per un periodo dal 14 giugno 2021 al 27 dicembre 2021 e comunque fino al termine dei lavori, con le seguenti modalità: interruzione temporanea del traffico dal 14 giugno al 12 luglio dalle ore 00 alle 24, compresi sabato, domenica e festivi, interruzione temporanea al traffico nella fascia oraria chilometro dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30, escluso sabati, domenica e festivi, e istituzione del senso unico regolato da semaforo o movieri dalle ore 00 alle ore 8.30, e dalle 13 alle 14.30, dalle 17.30 alle ore 24, compresi sabato e domenica festivi, dal 16 luglio 2021 al 27 dicembre 2021 e comunque fino al termine di lavoro. Preso atto che tutto ciò determina per andare da Santa Natura di Narco a Monteleone Spoleto e a Poggiodomo, si dovrà passare da Borgo di Cerreto e La Rocchetta con tempi di percorrenza superiore a circa mezz'ora rispetto ai termini canonici. Dato atto che i lavori di ripristino sopra indicati si sarebbero potuti eseguire durante i lunghi mesi di lockdown causati da Covid-19, considerato che avviare i lavori pur necessari all'inizio dell'estate determina un pregiudizio per le attività economiche e le strutture turistico-ricettive presenti sul territorio di riferimento, tutto ciò premesso e considerato, interroga la Giunta per sapere se intende attivarsi in tutte le sedi istituzionali necessarie per chiedere di posticipare alla fine dell'estate l'avvio di lavori di ripristino della stabilità del versante sovrastante la sede stradale dell'SP471. Come ho detto all'inizio, Assessore, questa interrogazione è datata 15/6/2021, poi nel frattempo mi risulta che sono state proficue interlocuzioni fra le amministrazioni locali e penso, non so se i suoi uffici mi dirà nella risposta. Grazie. Grazie. Bene. Consigliere Mancini. Prego, Assessore.
L'appalto della strada provinciale 471 di Sant'Anatolio di Narco, dal chilometro 10 più 400 al chilometro 12 più 750, per lavori di ripristino stabilità versante, è stato aggiudicato da ANAS in qualità di soggetto attuatore, nell'intervento che è già provveduto alla consegna dei lavori alla ditta aggiudicataria Rock and River SRL di Visso, proprio per permettere la deviazione del traffico durante la chiusura totale della strada provinciale 471 già programmato, la provincia di Perugia ha provveduto a sospendere l'appalto che aveva attivato per i lavori sulla strada provinciale 470, che appunto sarà utilizzato come percorso alternativo. In data 31 maggio, con nota numero protocollo 2021-15960, per l'esecuzione dei lavori, la ditta esecutrice ha chiesto al servizio gestione e viabilità della provincia di Perugia un'ordinanza di regolamentazione temporanea al traffico per ragioni di sicurezza, emessa in data 9 giugno 2021 al numero 117, la quale prevede la chiusura totale della strada dal 14 giugno 2021 al 12 luglio 2021 e l'istituzione di senso unico alternato in fasce orarie definite dal 16 luglio 2021 al 27 dicembre e comunque fino al termine dei lavori. Pertanto, eventuali modifiche alla tempistica interferirebbero con i due appalti in corso ed eventuali modifiche al cronoprogramma comporterebbero l'interruzione dei lavori già iniziati, con la possibilità concreta che le ditte esecutrici dei lavori presentino riserve sull'appalto dei lavori. Per ogni informazione riguardante l'appalto, ricordo che è seguito direttamente dall'ANAS, ente attuatore, e dalla provincia proprietaria delle strade. Ora, io comprendo perfettamente il disagio. Qual è il problema? Che i lavori, se purtroppo vanno fatti, e sono lavori per la sicurezza, perché se cadono dei massi ulteriori c'è di mezzo la vita delle persone, c'è il penale di cui risponde la provincia e l'ANAS in merito a eventuali problemi che dovessero sorgere, infortuni, eccetera. Sono in corso ulteriori confronti. Qual è il rischio? Che rimandando i lavori, che durano 6-7 mesi, se li facciamo, al di là di quello che ho già spiegato prima, se li facciamo partire dall'autunno-inverno, 6-7 mesi, finiranno con una durata come minimo doppia, perché i cantieri di questo genere, fra la pioggia, la neve e tutto il resto, hanno la possibilità e l'usufruiscono normalmente le ditte, lavorando poi in quota, di rinviare e di bloccare i cantieri per tutti i giorni di maltempo, il che comporterebbe certamente una coda ai lavori che andrebbe a finire alla primavera estate dell'anno 2022. Quindi lo dico questo per quale ragione? Perché molti avranno notato da oggi la riduzione di numerosi cantieri sulla E45, perché indubbiamente erano abbastanza impegnativi. Il problema era, ed è sempre questo, rinviare o accelerare i lavori, magari facendoli fare su più turni, due turni, facendoli fare il sabato e la domenica, e impedendo che i cantieri si sospendano per le ferie estive. Il problema è sempre questo, contemperare l'esigenza di realizzare i lavori per migliorare la sicurezza e consentire investimenti rilevanti, oppure rinviarli a stagione, purtroppo col maltempo, che comporta poi problemi enormi e spesso, per quanto riguarda le bitumazioni, non è questo il caso, anche una minor qualità dei lavori, perché lavorare con la pioggia, al di là delle condizioni dei lavoratori, comporta per i bitumi, per le temperature, soprattutto nel caso delle 45, dove si adopera calce e cemento per consolidare il sottofondo, comporta anche aspetti di minor qualità e di durata del sottofondo nei decenni. Nel caso specifico dell'interrogazione
abbiamo fatto il possibile. La risposta di Provincia e ANAS è stata molto chiara. Vedremo adesso se da ulteriori interlocuzioni c'è la possibilità di migliorare questo discorso degli orari, oppure siamo costretti, non essendo noi gestori e non avendo noi un rapporto diretto e capacità, diciamo, di intervenire in maniera cogente nei confronti degli enti per bloccare i lavori. Questo è il tema. Grazie. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere. Grazie Assessore, risposta esaustiva, ricalca quello che sommariamente successivamente a questa notizia di questa interrogazione Assessore è divulgata. C'è stato un che può essere di scuola secondo me anche per altre iniziative, questo è un invito che non va ovviamente a quest'Aula ma a chi in qualche maniera determina vie di lavori, una mancata condivisione territoriale con gli operatori del settore, cosa che invece è avvenuta con le amministrazioni locali. Il paradosso è che le amministrazioni locali ne erano a conoscenza di questi lavori, con questa tempistica non ne era a conoscenza la popolazione, e questo ha determinato ovviamente il sollecito a questa interrogazione. Quindi quello che possiamo fare, ma ripeto è un invito che non è rivolto a quest'Aula né al suo ufficio, e che nell'inizio dei lavori che riguardano ovviamente tratti che possono sembrare di interesse minore, ci sia una maggiore condivisione di attori, portatori di interesse di quelle comunità, al fine di far comprendere, giustamente come lei ha richiamato e come giustamente sono stati determinati i lavori, il tema della sicurezza, della stagionalità necessaria per eseguire questi lavori, che ovviamente determinano dei tempi. Con la raccomandazione ovviamente alle imprese di recare meno danno possibile, ma soprattutto, ripeto, la condivisione con i soggetti che in qualche maniera operano nel territorio e quindi le amministrazioni di quei comuni o di qualsiasi altro comune a divulgarlo agli operatori economici e ai cittadini. Grazie.